E allora partiamo e cominciamo presentando in anteprima una neonata associazione. Si chiama Vivo a Napoli, l'obiettivo è difendere e rilanciare la cultura della nostra città. Ne parliamo con la presidente Emilia Leonetti e con il consigliere del direttivo dell'associazione Vivo a Napoli, Diego Guida. Ben arrivati, vorrei partire proprio da una cosa che reggo riguardo il vostro manifesto. E soprattutto la risposta: perché vivo a Napoli? Vivo a Napoli, vivo a Napoli, sì, sto a Napoli, sono di Napoli ma non solo. La polisemia dell'aggettivo si fa verbo, sono vivo a Napoli. Sì. Quindi questa associazione nasce per sottolineare l'importanza di vivere in questa città piena di cultura e piena di possibilità in qualche modo, nonostante siamo costretti a sopravvivere in questa città. Sì, difatti, insomma, l'intenzione, come diceva lei, è quella di risvegliare tra i cittadini il senso di appartenenza ad una città che ha una storia unica e ha delle bellezze uniche al mondo. E quindi l'intenzione è quella di, attraverso iniziative che ovviamente noi, dopo il 4, perché noi appunto, come diceva prima Federica, qui in anteprima noi la presentiamo perché l'associazione ancora la conoscono, diciamo, in pochi, noi ufficialmente la presenteremo sabato 4 maggio al PAN a partire dalle 10 di mattina, e quindi da quel momento, insomma, noi, la nostra intenzione è di organizzare delle iniziative che vadano in questa direzione, nella direzione cioè di coinvolgere le persone su tematiche le più diverse, dal teatro al cinema, alla musica, alle arti figurative in genere, che appunto facciano comprendere l'importanza di vivere in questa città e soprattutto che mettano insieme le persone, perché una delle cose che noi ovviamente notiamo, che penso che tutti quanti percepiscono, quelli che vivono in questa città, è che manca come dire, la condivisione, cioè ci sono molti individualismi a Napoli. Non c'è una vera e propria rete della cultura? Non c'è un senso di la società, cioè le persone che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo e per far sì che queste ricchezze che noi abbiamo diventino un valore per chi vive e per tutti quelli che possono venire ovviamente a usufruirne qui a Napoli. Consigliere, allora c'è ancora qualche buon motivo per cui il napoletano non deve lasciare questa città? Ce ne sono tanti, non sono pochi, sono proprio quei tanti motivi che noi vorremmo andare a rivalorizzare, a rivalutare con l'idea dell'associazione. Il 4 maggio presentiamo quindi non solo le nostre idee, ma soprattutto la disponibilità di un gruppo di operatori nel mondo della cultura che hanno intenzione di dimostrare proprio questo assioma, e cioè che Napoli non solo ha tante ricchezze inespresse, ma ha soprattutto tanti cervelli che hanno necessità e volontà di esprimersi per far ricrescere l'interesse verso la città. È tutto un percorso che, costruito per intero, potrebbe e dovrebbe, e noi ci auspichiamo che lo faccia, ricostruire un circuito virtuoso perché si possa continuare ad avere quell'attenzione verso la nostra città in maniera particolare, e quindi valorizzare i giovani talenti, valorizzare i giovani in generale, che possano evidentemente trovare un modo per sollecitare anche le istituzioni. Non si è preposto a dover immaginare un percorso istituzionalmente attento verso le nostre ricchezze culturali, e quindi ricreare, perché no, anche ricchezza, occupazione, ma soprattutto attenzione, piacere, e il segnale che noi vogliamo lanciare, vivo a Napoli, vuol significare proprio questo. È stato declinato in tantissimi modi prima, ed è proprio tutti i modi possibili che noi ci si può immaginare, vorremmo fare in modo che possano essere rappresentati a partire dal 4 di maggio. Anzi, sono invitati tutti coloro che hanno, diciamo così, questa volontà e questo entusiasmo, sicuramente partecipativo, ma sicuramente di contenuti. Proprio tutti, perché tra l'altro voi fate riferimento a imprenditori, fate riferimento, sì, agli artisti, fate riferimento alle istituzioni. Sì. Quindi sì, bisogna creare una vera e propria sinergia e quindi una rete, sì, di collaborazione. Una rete di collaborazione che faccia intendere, appunto, come diceva prima la Presidente Emilia Leonetti, che l'importanza di fare la rete è l'importanza, poi è la risultanza che ci darà poi il risultato. Sì, e cioè il fatto di mettersi insieme che porta al risultato, perché le individualità per quanti sforzi possano fare, ma non possono riuscire, e invece l'intenzione è proprio quella di di sollecitare le istituzioni, ovviamente prima di tutto, a scegliere la cultura
come fattore di sviluppo, perché questo è ancora quello che manca. Cioè, qui si parla da tanto tempo, no, della cultura, che può essere una grande occasione, però in realtà le scelte non vengono effettuate, questo è il punto. Bisogna che le istituzioni scelgano, e noi vogliamo appunto con l'associazione far partire dal basso questa sollecitazione, spingere le istituzioni perché finalmente scelgano la cultura. E Napoli, oltretutto, a differenza di altre realtà, è veramente parte da un livello già altissimo. Cioè, noi quello che abbiamo notato, no, è che in altre realtà, anche stranieri, per esempio la Francia, è dalla fine degli anni 60 che ha puntato sulla cultura, ma anche altre realtà italiane. E ovviamente per fare questo però sono state le istituzioni che hanno affiancato poi chi si occupa di cultura. Noi non capiamo perché a Napoli, che dove appunto già c'è moltissimo, non si faccia questa scelta, viene invece realtà che sono a confronto di Napoli molto meno ricche e molto meno importanti. Voi ritenete che se un cambiamento può avvenire solo grazie ad un cambiamento culturale. Sì. Ma i cittadini, secondo voi, sono pronti per questo cambiamento culturale? C'è una base mentale e di volontà sulla quale lavorare? Bisogna appunto che tutti quanti quelli che credono che la cultura sia importante per cambiare si impegnino. Cioè, ma sono anche piccole cose, perché noi quando parliamo di cultura pensiamo qualcosa di chissà di che cosa. La cultura è anche non gettare la carta a terra, per esempio, no? E quando c'è un monumento non scriverci sopra. Pensate che Napoli ha 9 monumenti su 10 rovinati dai graffiti, ed è un primato che noi abbiamo. Ma allora questa è una cosa singolare, no? Cioè il fatto che le persone non percepiscono l'importanza di salvaguardare il monumento che hanno di fronte, ma pensino che si debba sfregiare in qualche modo, questa è una mancanza di cultura. Assolutamente, come mancanza di cultura sta anche nel fatto che molti napoletani non sanno delle bellezze di cui dispone questa città. Troppe bellezze nascoste, tra virgolette, è vero. Però l'interesse verso la scoperta di queste ricchezze ci viene dato da tantissimi segnali che noi appunto vorremmo riuscire a mettere in fila e a mettere in rete. Ecco, la giornata del FAI, leggiamo sui giornali che non possiamo passeggiare per la città perché questi monumenti chiusi tradizionalmente durante il corso dell'anno e quindi negati alla città vengono restituiti, e vengono restituiti con tantissima attenzione. Tantissimi sono i ragazzi che fanno da volontari per raccontare e spiegare quella bellezza, ma soprattutto tantissimi sono i cittadini, o anche i cittadini non solo napoletani, che arrivano da fuori proprio per vedere queste bellezze. Evidentemente a noi manca quel valore aggiunto, quella spinta, quella marcia in più per far continuare a rendere costante queste fruizioni di beni culturali, piuttosto che di attività o di momenti culturali tout court, che possano evidentemente far ritornare attenzione verso la nostra città. La stessa Coppa America ci ha dimostrato che tantissima attenzione viene data se si riesce a costruire un evento, se si riesce a costruire un qualcosa che possa rendere di nuovo Napoli interessante anche dal punto di vista turistico, anche turismo e cultura. Io lancio così una provocazione dell'ultima ora. Noi abbiamo visto i nomi di questi nuovi ministri del nuovo governo. Ecco, il nuovo ministro dei beni culturali ha come suo diciamo slogan di partenza proprio la cultura prima di tutto. Ecco, perché non arrivare noi tramite la nostra associazione Viva Napoli, e quindi tramite l'interesse dei cittadini e degli interessati, ad arrivare anche a richiedere un'attenzione specifica e particolare anche dal governo centrale, perché è comunque da lì che si generano tutte le culture, tutte le politiche culturali e tutte le azioni di attenzione verso le ricchezze del territorio. E il Mezzogiorno e Napoli in particolare ne ha tanto anche e soprattutto bisogno di attenzione istituzionale, che è l'obiettivo appunto dell'associazione Viva Napoli. Federica Riccio. L'Italia è all'ultimo posto per investimenti nella cultura, ricorderete la notizia uscita pochi giorni fa, i dati pubblicati da Eurostat, secondo cui l'Italia è all'ultimo posto in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura e al penultimo posto, seguita solo dalla Grecia, per percentuale di spesa in istruzione. Vivo a Napoli, c'è una bella rassegna stampa dedicata al mondo della cultura, notizie purtroppo belle e meno belle. Cos'altro si può fare?
Bisogna, come dicevamo prima, che insomma, si cominci a lavorare, no? per far comprendere quanto la cultura può dare a questa città, ma proprio può dare alle singole persone, perché abituarsi al bello fa bene allo spirito, sembra una cosa, cioè, evidente, no? Cioè, i luoghi dove c'è l'attenzione al bello sono quei luoghi dove anche le persone sono più invogliate a sperimentare cose nuove, a pensare, a impegnarsi in nuove iniziative, perché il bello sollecita, il brutto invece avvilisce, fa deprimere e quindi affonda ancora di più. Cioè, noi siamo in una situazione di difficoltà, ci deprimiamo ancora di più, quindi bisogna reagire. Volevo mostrare il blog e anche il logo, la scelta del logo. Brava, sì, Maria, molto... Silvia, un artista che sì, ve l'ha donato. Ce l'ha regalato Ernesto Tatafiore, il maestro ha voluto regalare... È un significato particolare, no? Sì, sì. È un significato molto particolare. Sì. La ricchezza del cervello che nasce con e che si esprime dal solito vulcano, ma non solito come viene espresso. Sonnolenta. E quindi l'esplosione dunque delle attività del cervello, no? Che escono dal vulcano. E con la scritta Viva Napoli, che con la nuvoletta cresce e cresce, vuol crescere proprio per far crescere questa propensione verso la cultura. Ecco, le indagini del PIL e delle spese che sono impegnate nell'ambito nazionale rappresentano un tema spinosissimo. Ecco, noi sappiamo che la crescita sociale e quindi anche economica di un paese è strettamente connessa alla crescita culturale. Quanto più noi riduciamo gli interventi e quindi gli investimenti nell'ambito della cultura, tanto più non possiamo auspicare o non possiamo sperare che l'indice di crescita economica possa andare di pari passo. Io racconto sempre con un sorriso, ecco, sulle labbra, di alcune iniziative realizzate nei paesi addirittura del Sud America, che quindi hanno tantissima povertà economica, seppur con anche ricchezza culturale, ahimè, sopita nel corso dei secoli. Ecco, in Brasile, per esempio, è di recente istituzione una legge che punisce, diciamo, le contravvenzioni insieme con le contravvenzioni economiche per chi fa un passaggio con il semaforo rosso piuttosto che un'auto parcheggiata. Oltre alla sanzione economica c'è addirittura la sanzione dell'obbligo dell'acquisto di un libro, della lettura e della redazione di un riassunto. È come se ora il fatto che noi abbiamo parecchia storia in qualche modo ci facesse partire un po' a bilice. Ma quante cose abbiamo studiato? Perché Sud America, voglio dire, è una storia molto più recente limitata, rispetto alla nostra. Ma naturalmente... Però sono più attenti verso certi fatti. Magari, ecco, certamente è da sorridere, diciamo, una cosa del genere. Ridere, proprio perché per il fatto che noi abbiamo tanta storia. Abbiamo parlato di individualismi, ma ci sono individualismi anche da parte degli artisti, oppure figure di spicco nel campo culturale partenopeo si sono già interessate alla possibilità di fare condivisione? Ma se voi avete visto, insomma, i soci, i fondatori dell'associazione, sono tutte persone che appartengono a campi diversi. Anche questa è una caratteristica dell'associazione, questa della interdisciplinarietà. Cioè, c'è Andrea Renzi, che è un attore, Giulio Baffi, un critico teatrale, Mario Franco, esperto di cinema, insegna all'Accademia di Belle Arti, Pasquale Scialò, che è un musicologo, Giulio Maggiore, che è un economista, Diego Guida, che è ovviamente un noto editore napoletano, Maria Pia Incutti, che è un'imprenditrice. Quindi sono persone proprio diverse. Noi vogliamo continuare su questa strada perché pensiamo che proprio dalle competenze diverse, no, possono nascere delle iniziative più significative, perché sono mettersi insieme con punti di vista e conoscenze fa sì che le cose che uno poi fa, insomma, sono più interessanti, più ricche, perché le vediamo non tutti quanti dalla stessa maniera, non siamo tutti quanti esperti di teatro oppure di cinema, no, ma abbiamo competenze, e questo fa la ricchezza anche dell'associazione. Credo che la mission che si è prefissa l'associazione Vivo a Napoli sia arrivata ben chiara quest'oggi nelle case dei nostri amici che in questo momento ci stanno seguendo. Bisogna ripartire dalla cultura e soprattutto dalla cultura del rispetto, che significa rispettare la nostra città, significa rispettare noi stessi. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie. Adesso un pizzico di pubblicità, subito dopo che cosa succede, Federica Riccio? La rubrica Musica è curata da Maria Silvia Malbone, ospite speciale la band Seven Lights.